Il giro del mondo in una stanza. Sin da piccola le carte geografiche hanno esercitato su di me un grande fascino. Rimarrei per ore a contemplare paesi lontani e a pianificare viaggi futuri. Si dice che un viaggio lo si viva tre volte, quando lo si sogna, quando lo si vive e quando lo si ricorda. Anche l'arte ci trasporta in viaggio verso luoghi ed epoche lontane. Nello splendido salotto giallo di Casa Martelli, Vincenzo Meucci ha affrescato nel 1758 le allegorie dei quattro continenti fino allora noti: Europa, America, Africa e Asia. Tra queste mi ha sempre colpito l'America, rappresentata come una donna con un copricapo di piume rosse, armata di arco e di frecce. Intorno a lei sono raffigurati gli animali che, secondo l'immaginario del tempo, erano associati a quel continente: l'ibis rosso, il caimano, il tapiro, il giaguaro, le scimmie, l'orso bruno. L'aquila, che con i suoi artigli afferra un serpente, mi ricorda lo scudo della bandiera del Messico, paese dove sono nata. Nella bandiera messicana, verde, bianca e rossa, lo scudo al centro presenta infatti un'aquila reale, che appoggia una zampa sopra un cactus e con l'altra afferra un serpente. Questo stemma rimanda ad un'antica leggenda, secondo cui il dio della guerra avrebbe ordinato agli Aztechi di fondare la capitale del loro regno nel luogo dove avessero visto un'aquila reale che divorava un serpente sopra un cactus. Chissà quanti racconti la famiglia Martelli avrà ascoltato sotto questo affresco, immaginandosi il viaggio e l'incontro con popoli e culture diverse. Come afferma lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, viaggiare è camminare verso l'orizzonte, incontrare l'altro, conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.